Come certamente ricorderete, qualche mese fa l'indomabile dottoressa Ballanzoni aveva convocato a sé il potere della piazza per fronteggiare il perfido ordine dei medici e chirurghi di Venezia. Ma il suo titanico sforzo fu pari al disprezzo che l'ordine dei medici mostrò nei confronti della folla Novax. La dottoressa venne infatti sospesa fino al 31 dicembre 2022. La dottoressa Balanzoni, costretta a operare in clandestinità, manco fosse un membro dell'A-Team, è rimasta con il sostegno medico sospeso. In pratica non riceve più compensi dallo Stato e qualcuno le ha sottratto dalla notte alla mattina 8.000 euro dal conto corrente, che è un modo elegante per dire che il conto corrente le è stato pignorato da qualche creditore. Magari si tratta del locatore che le ha dato in affitto la casa o lo studio medico dove operava. O tante rate arretrate del suvettino della Opel che usa per spostarsi da una montagna all'altra. In ogni caso, la fan numero uno della dottoressa decide di cambiare nome al gruppo, passando dall'originario Barbara Balanzoni, siamo Sparta, ad un ancora più energico Barbara Balanzoni, siamo Sparta, sostegno per Barbara Balanzoni. Ed attivando una potente raccolta fondi a mezzo della quale ogni pensionato e operaio Novax, rimasto quindi inoccupato e privo di stipendio per mesi, mesi e mesi, sarà libero e onorato di contribuire pagando decine o centinaia di euro alla dottoressa Ballanzoni all'unico fine di saldare i suoi debiti e pagare le rate arretrate del suo SUV. Con un piano così, che cosa potrà andare storto? In teoria il piano è perfetto, la dottoressa Ballanzoni, anche solo e soltanto su YouTube, ha più di 100.000 iscritti. E questo significa che anche nel caso in cui riuscisse a convincere un solo utente su 10 a donare 10 euro, oppure un solo utente su 50 a donarne 50, la somma raccolta potrebbe comunque raggiungere i 100.000 euro. Somma di tutto rispetto che molti professionisti riescono a guadagnare solo in un anno e al lordo delle tasse. Mentre invece, salvo errore da parte mia, sulle piccole donazioni e i regali non devi proprio nulla all'erario. In pratica, però, alcuni iscritti ai canali della dottoressa iniziano a chiedersi se davvero questa sia beneficenza o sia qualcos'altro. I più miti ricordano che il prezzo della resistenza l'hanno pagato in tanti e quindi invece che donare solo per la dottoressa sarebbe magari opportuno aprire un fondo per aiutare tutti i resistenti in difficoltà. Ci sono ASA e OSS, per esempio, che invece di dover pagare le rate del SUV arretrate devono mantenere i figli e loro forse sarebbero meritevoli dell'attenzione di chi può pagare molto di più rispetto alla dottoressa Balanzoni, che comunque è di estrazione sociale più alta. Altri rilevano invece come la dottoressa Balanzoni abbia sempre mantenuto un tenore di vita relativamente alto, trascorrendo ogni fine settimana fuori casa e in particolar modo scalando una montagna piuttosto che l'altra. E un iscritto arriva al punto di accusare la dottoressa e la sua fan numero uno di stare perpetrando una vera e propria truffa ai danni degli iscritti. La moderatrice del gruppo, che è anche la collaboratrice in senso informale della dottoressa ed ideatrice di questa raccolta fondi, da una parte invita chi vorrebbe fare una raccolta fondi più ampia ad andare in Ucraina, e poi, molto democraticamente, mette al bando ogni critica, bannando e cacciando fuori dal canale tutte le persone che hanno il minimo dubbio sulla bontà dell'iniziativa. A questo punto entra in gioco la dottoressa Balanzoni con uno dei suoi video, che ovviamente andiamo a reattare. Buon pomeriggio. Allora, intanto farò poi un video a parte per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito con un aiuto economico. E voglio però rimandare a
a un video successivo, ma già ringrazio per la generosità che è stata veramente inaspettata. Quindi grazie a tutte le persone che mi hanno dato una mano. Ma domanda: è vero che la dottoressa Balanzoni è stata sospesa dall'attività di medico, ma è altrettanto vero che le altre attività collaterali della dottoressa Balanzoni sono rimaste perfettamente operative. Il canale YouTube della dottoressa ha più di 109.000 iscritti e, a quanto mi risulta, è regolarmente monetizzato, quindi a fine mese un'entrata la dottoressa dovrebbe averla. E similmente mi risulta che la dottoressa svolga anche attività come consulente tecnico. Devo quindi supporre che, a fronte della sua immensa popolarità, non abbia casi pratici da trattare e non sia in grado di arrivare a fine mese con queste due attività? Voglio restare su questo tema perché c'è un problema che va affrontato e va affrontato a livello pubblico, mediatico, e cioè che nel mio caso io mi ritrovo dall'anno scorso a vivere una situazione che manco Kafka nel processo avrebbe mai potuto immaginare. C'è una differenza profonda. Nel processo di Kafka era lo Stato a complicare la vita al protagonista. Qui è il protagonista che complica la vita a se stesso e a tutto il resto dello Stato. Che è quella di trovarmi nella condizione di avere una controindicazione, di cui poi vi voglio anche parlare, perché a un certo punto voglio anche rendere pubblico uno dei motivi, perché poi è anche giusto a un certo punto, quando si raggiunge una certa visibilità come quella che ho raggiunto io, parlare anche di questioni che sono personali, però possono diventare anche di interesse pubblico, quindi di avere una specifica controindicazione che non è mai stata ritirata o, come posso dire, contestata da nessuno, cioè nessuno ha mai contestato che io avessi quei motivi per avere una controindicazione a quella roba. La dottoressa dice il vero, nessuno si è mai sognato di smentire la sua tesi, e cioè che lei sia affetta da una determinata patologia, ma le sfugge completamente il motivo giuridico per cui ciò accade. Per farla breve, anche perché se la facciamo lunga questo video finisce per durare più del multiverso della follia della Marvel, per le norme italiane sei esente da vaccinazione soltanto se sei affetto da alcune patologie. Se la tua patologia non rientra fra queste, ti devi vaccinare. Allo Stato non importa dimostrare che quella patologia non ce l'hai, per un motivo semplicissimo: quella patologia è compatibile con la vaccinazione. Se sei convinto del contrario, fai opposizione nei modi e nei termini di legge. Scriverne su Twitter e parlarne su YouTube ti aiuterà ad avere più iscritti da una parte e più visualizzazioni dall'altra, ma certamente non cambierà le cose. Mi ritrovo ad essere stata cacciata come una merda dall'ospedale in cui avevo lavorato per 3 anni e in cui avevo lavorato in sala operatoria tutta la pandemia, che è l'ospedale di Alba, e poi di avere perso tra novembre e dicembre la possibilità di lavorare in altri 2 ospedali perché ero non sospesa, ma ero comunque una impresentabile per gli ospedali, nel senso che danneggiavo la campagna di Elisir. Allora, come tutti sapete, sono vicepresidente di una casa di riposo e ormai certi meccanismi li conosco. Ci sono sostanzialmente tre buoni motivi per cui il management di una struttura sanitaria non toccherebbe la dottoressa Balanzoni neanche con i guantoni da baseball. Il primo motivo è che passa troppo tempo sui social. L'impressione è quindi che lavori poco a prescindere, e se tu assumi qualcuno, lo assumi perché sia sul pezzo, non perché sia su Twitter. Il secondo motivo, estremamente importante, è che non è propositiva e non sembra essere in grado di fare gioco di squadra. In qualsiasi struttura devi saperti rapportare agli altri. In un ospedale devi rapportarti con gli altri medici, ma devi anche rapportarti con infermieri, ASA e OS,
e la dottoressa Balanzoni questo non è in grado di farlo. Ogni volta che parla degli infermieri li insulta e li considera come forme di vita inferiori. Questo è profondamente sbagliato e io, un dipendente che litiga e discrimina gli altri dipendenti, chiaramente non ce lo voglio, mi procurerebbe solo guai. Se posso lasciarlo a casa e non assumerlo neanche, beh, lo lascio a casa. Terzo, la dottoressa Ballanzoni darebbe una pessima immagine alla struttura e non solo perché è contraria ai vaccini, ma soprattutto perché finisce per criticare sempre tutte e tutti. E non lo fa privatamente, lo fa sui social. Quindi, se io vedessi il curriculum della dottoressa Ballanzoni, la mia risposta sarebbe: grazie, ma no, grazie. Oh, a proposito, chiamatemi il direttore sanitario che mi ha portato questo curriculum e licenziatelo. A gennaio, come tutti sapete, vengo sospesa. Qualcuno mi denuncia alla Procura della Repubblica che mi contesta l'esercizio abusivo di professione medica. Ragazzi, perché guardate tutti me? Io nel frattempo, 10 giorni fa, mi contagio, più che mi contagio, sto male per l'infezione da SARS-CoV-2. Ovviamente non mi presto. Perché non mi presto a trattare con i criminali e quindi non vado in farmacia a fare certificazioni. No, infatti, invece di andare in farmacia, va al mare pur sapendo di essere positiva, violando platealmente il principio dell'isolamento. Se stai in casa tua non puoi infettare nessuno, se vai a fare una gita al mare, quantomeno metti a rischio chi ti ospita, per non parlare poi della gente che potresti eventualmente incontrare per strada. Nel frattempo il mio medico mi ricusa perché non lo so perché le motivazioni non le ho scritte, faccio poi i conti la prossima settimana quando torno dalla Valle d'Aosta. Già, perché mai un medico non dovrebbe volere la dottoressa Balanzoni fra le schiere dei suoi assistiti? È una personcina così a modo che segue tutte le procedure e tutte le indicazioni che le dai. Faccio un sierologico perché quello è l'unico modo conosciuto in medicina per poter dire se una persona è guarita o no da una qualsiasi malattia, si fa il titolo anticorpale. Ovviamente risulto positiva, test fatto praticamente una settimana dopo l'infezione, quindi probabilmente quel titolo anticorpale potrebbe anche poi salire di più successivamente. Ricordo comunque che il titolo anticorpale alto è un fattore prognostico negativo, quindi io spero di non averne tanti di sti cavolo di anticorpi. Non ho capito, alla dottoressa Balanzoni non solo non vanno bene i vaccini, ma non vanno bene neanche gli anticorpi. Intendo dire, sono anticorpi naturali, qual è il problema? E scrivo quindi all'ordine dei medici che, essendo io una guarita e portandola a prova, a riprova di questo, il mio titolo anticorpale, ricevo oggi una PEC dai fenomeni, quindi da Giovanni Leoni, che mi dice che io posso fare l'istanza per una temporanea sospensione della sospensione con le modalità richieste dalle teste del ministero di questo, che mi allegano la circolare dove io dovrei, secondo loro, quindi portare il tampone della farmacia, il certificato di guarigione del medico che manco ho perché avendomi ricusato anche quell'altro disgraziato, ovviamente sono anche senza medico, beh, e diversamente io rimango sospesa. Tanto per intenderci, questa è la domanda che è stata presentata dalla dottoressa Balanzoni al proprio ordine. Insomma, lei si impegna per tornare in servizio, ma è proprio l'ordine dei medici, brutto, cattivo e puzzolente, che vuole costringerla ad andare in farmacia a fare un tampone. Non si fa. Allora, abbiamo visto nelle scorse settimane che questi pezzenti e mentecatti degli ordini dei medici hanno mandato delle richieste di natura politica, o meglio, hanno chiesto ai dirigenti del Ministero della Salute di specificare come affrontare tutta quella serie di ricorsi barra diffide
barra che cacchio ne so, che stanno arrivando dai medici, perché dicono loro che hanno anche aumentato la quota ordinistica da 140 a 170 euro sti pezzenti, perché sono dei pezzenti. In effetti chiedere 30 euro in più è da pezzenti, molto meglio puntare sui 100.000. Wink wink. Perché ovviamente i soldi servono per pagare gli avvocati che gli diano dei consigli su come fotterci, questo è, ok? Se così fosse, gli avvocati dell'Ordine dei Medici di Venezia dovrebbero essere degli avvocati molto felici. In realtà io dubito che quei 30 euro in più finiscano nelle mani dei legali dell'Ordine di Venezia. Per pagare una causa in più non ti servono così tanti soldi. È più probabile invece che sia calato il numero dei medici disponibili e che quindi, visto che buona parte delle spese sono fisse e vanno per la struttura piuttosto che per il personale, è verosimile ritenere che quegli aumenti siano dovuti a circostanze come queste, piuttosto che a un'ipotesi di fantascienza in cui bisogna fronteggiare una Barbara Balanzoni in qualche sede istituzionale. Parlo di ipotesi da fantascienza perché ad oggi la dottoressa Balanzoni non è che abbia fatto moltissimissimi ricorsi contro l'Ordine dei Medici di Venezia. Ne ha sempre parlato, ma poi alla prova dei fatti, salvo errore di memoria da parte mia, oppure mancanza di documentazione sui social, di fatto la dottoressa Balanzoni non ha mai impugnato nei termini e nei modi previsti la sospensione di cui è stata destinataria. E questi maledetti, queste merde atomiche, chiedono ai pezzenti poi del ministero come gestire la situazione, quindi abbiamo dei medici che chiedono a un politico come fare per gestire questa situazione, perché gli ordini stanno per praticamente andare in default, perché non ce la fanno più con le richieste di risarcimento, di chiarimenti, i vari ricorsi e quant'altro. Ecco una deformazione della realtà a uso e consumo dei suoi spettatori. No, in realtà nel ministero non ci lavorano solo i politici. Di politici ce ne sono pochissimi. Ci sono invece tantissimi impiegati statali e sì, se un'istruzione non è chiara, gli ordini hanno tutto il diritto e il dovere di chiedere lumi al ministero. Tuttavia, quando chiedono lumi al ministero, non è che c'è il ministro in persona che ti dà una mano. Diciamoci le cose come stanno. Se tu dovessi chiedere un parere a Di Maio su come gestire una pratica, ti troveresti in guai serissimi. Per fortuna tua, però, esistono i funzionari, i quadri e gli impiegati. Sarà qualcuno di loro a rispondere per te, e questo è utile per due motivi. Ti copre le spalle in caso di ricorso, perché tu hai fatto esattamente quello che prevedeva il ministero, e soprattutto ti aiuta a dare una risposta chiara senza assumerti la responsabilità del gesto. Ma questa è ordinaria amministrazione, non è la dottoressa Balanzoni che guida delle forze speciali di medici ribelli e pro-Putin per espugnare l'Ordine dei Medici di Venezia. Ho risposto, l'ho pubblicata su Telegram e anche su Twitter, ho risposto all'ordine che, avendo io gli anticorpi, delle loro puttanate non mi frega niente, cioè delle loro regoline di sti cazzi per cui io dovrei avere, io ho gli anticorpi e quindi da un punto di vista medico sono guarita. Naturalmente, per il solo fatto che gli ucraini hanno un esercito, certamente riusciranno a sconfiggere i russi senza se e senza ma. Il ragionamento non fa proprio una piega. Ciò implica, gli ho scritto, che se io lunedì mi ritrovo ancora sospesa sul sito di quei cazzari, io torno dai carabinieri e li denuncio di nuovo per questo ennesimo abuso. Manda la paura! Ci stiamo cacando sotto! Cosa? Ci stiamo cacando sotto! Ok ragazzi, interrompiamo qui il video, se no davvero diventa più lungo di un episodio degli Avengers. La cosa che mi stupisce di più è il fatto che la raccolta fondi della dottoressa Balanzoni sia andata abbastanza bene. Per carità, massima solidarietà a chi non lavora, ma normalmente le raccolte fondi le fai a favore di qualcuno che è particolarmente meritevole, oppure ancora a favore di qualcuno che si trova in particolare difficoltà per motivi particolari. La dottoressa Balanzoni è un dottore
In teoria dovrebbe avere anche una laurea in giurisprudenza o in scienze giuridiche, come la chiamano oggi. Di fatto sapeva benissimo che sarebbe stata sospesa e di fatto, se non ha impugnato le sospensioni, sapeva altrettanto bene che quella sospensione sarebbe durata fino a fine anno. Com'è possibile che non si sia organizzata per lavorare in un altro ambito? Un minimo di lungimiranza è sempre da applicare, intendo dire, se anch'io mi stancassi del mio lavoro, che è sostanzialmente essere avvocato, prima troverei un altro tipo di attività e poi gradualmente rinuncerei alle posizioni aperte. Ma non esiste scenario in cui rinuncerei a tutti i mandati per poi andare a cercarmi qualcos'altro dalla notte alla mattina. E anche ammesso e non concesso che io fossi impazzito al punto da fare qualcosa del genere, e cioè da non avere uno straccio di piano, difficilmente troverei la carità del pubblico o di qualcun altro. Poi è vero, verissimo, che su internet e su YouTube ci sono diverse persone che vivono raccogliendo fondi dagli iscritti piuttosto che dagli spettatori. Tuttavia, questi fondi vengono sì donati perché lo youtuber ti sta simpatico, ma hanno la funzione di aiutarlo a creare dei contenuti degni di nota. Io nel mio piccolo cerco di aiutare a far riflettere la gente e porto alla loro attenzione, cercando di essere divertente, questioni di diritto e storie che gli altri di solito ignorano. La stessa cosa, in grande stile, la fa per esempio Joe Pizzi e soprattutto Breaking Italy. E sì, alcune volte posso essere particolarmente critico con loro, e in particolare con Joe Pizzi, ma a prescindere dall'ideologia politica, loro si sforzano di portare contenuti nuovi. Viceversa, perché qualcuno dovrebbe finanziare la dottoressa Balanzoni? Vi siete mai accorti che la dottoressa Balanzoni, 99 volte su 100, parla solo della dottoressa Balanzoni? E che i contenuti ciclicamente tendono a ripetersi? C'è sempre lei contro il suo ordine dei medici, c'è sempre lei contro la sua assicurazione, c'è sempre lei contro il Ministero della Salute, ma per una pratica sua personale, non certo per tutti i cittadini, e via discorrendo. E a questo punto voi direte: ok, avvocato, ci stai dicendo che i contenuti della Ballanzoni sono di qualità molto più bassa? E sì, visti i nostri standard, noi non gli daremmo neanche un centesimo. Ma il punto è che la dottoressa Ballanzoni non viene finanziata perché produce dei contenuti. Viene finanziata perché gli altri sono solidali con lei. E questo è certamente vero, avete ragione. Ma per quale motivo una persona che ha uno stipendio medio-basso, che forse non incassa ancora perché ricorda tutti che il personale sanitario o è vaccinato o resta a riposo fino a fine anno, dovrebbe pagare le rate del SUV della dottoressa Ballanzoni? La soluzione più logica, normalmente, quando non puoi permetterti un'automobile, è quella di venderla e di acquistarne una più piccola. Se non puoi pagarti le rate del SUV, dovresti ripiegare su qualcosa di più piccolo e comunque dignitoso, che so, prenditi una Fiat Panda. Insomma, non ti puoi aspettare che qualcuno ti paghi un'automobile o che sia felice di pagarla mentre lui gira in bicicletta o a piedi. La cosa oggettivamente non ha il minimo senso. Tanto più che la dottoressa Balanzoni 8.000 euro in banca li aveva. Che senso ha farseli pignorare? Semmai mettiti di buzzo buono e paga le bollette arretrate, visto che 8.000 euro in banca per l'appunto c'erano e non è che siano spariti o stati rapinati, sono semplicemente stati pignorati perché la dottoressa non aveva pagato dei debiti pregressi. Quindi, chiudendo l'intervento, è sicuramente interessante studiare il fenomeno Ballanzoni, ma è anche preoccupante perché, come potete notare, chiunque arrivi ad avere un discreto successo e soprattutto una discreta influenza sui propri iscritti può poi lucrare facilmente chiedendo dei contributi anche solo e semplicemente per mantenere un alto tenore di vita, senza dover accampare delle scuse come una malattia letale. E tenete presente che questo tipo di raccolte fondi, che probabilmente molte di noi trovano immorali, ma certamente sono legali al 100%,
sono particolarmente remunerative. Perché la dottoressa Ballanzoni non mira ad avere $1 al mese come contributo, mira ad averne 40 o 50 una tantum subito. Se la dottoressa Ballanzoni riesce ad avere 10 euro ogni 10 iscritti, oppure ancora 50 euro ogni 50 iscritti, o addirittura 100 euro ogni 100 iscritti, alla fine della raccolta otterrà 100.000 euro. Che non sono propriamente noccioline, soprattutto se considerate il fatto che sopra non dovete pagarci neanche un centesimo di tasse. Quindi sì, è certamente un fenomeno che merita particolare interesse. Sì, è anche una cosa che mi lascia molto perplesso, soprattutto perché a donare sono persone che si trovano in difficoltà spesso maggiore rispetto a quelle della dottoressa Ballanzoni. E sì, mi piacerebbe studiarlo. Tuttavia, vi faccio una domanda. Se io facessi una puntata speciale su questo tipo di raccolte fondi e su come si riescono a ottenere questi risultati, voi sareste interessati oppure no? Fatemelo sapere come sempre qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al canale. E soprattutto, non donate mai nulla che sia al di sopra delle vostre possibilità.